Uno dei problemi fondamentali del mercato è che ha una scala di valori che non è la nostra. Per il mercato la cosa più importante è fare utili, vendere, e i prodotti che garantiscono fatturati maggiori sono quelli che producono dipendenze. Ecco perché oggi sui nostri cellulari troviamo soprattutto pubblicità del gioco d'azzardo, della pornografia. E il problema è come facciamo a invertire questa tendenza. Ecco perché noi abbiamo inventato un'applicazione del concetto del voto col portafoglio proprio a questo problema. Abbiamo deciso di portare tantissime persone nei bar che hanno tolto le macchinette per premiarli e per votare col portafoglio, quindi per fare i nostri acquisti in quei bar. Questa cosa, che sembrava una goliardata, ha avuto un seguito enorme, è diventata virale. Da settembre ad oggi ci sono stati 52 slot mob in tante città. Questa iniziativa che abbiamo varato ha raccolto 120 organizzazioni che sono a loro sostegno, e soprattutto è stato un sasso gettato nello stagno che ha stimolato una risposta positiva da parte delle istituzioni. I politici sono sentiti meno soli nel contrastare le lobby e hanno trovato il coraggio per fare una serie di leggi e di iniziative. Sono partite leggi nella regione Lombardia, ricordo la provincia di Bolzano, il comune di Roma, di vario tipo: far pagare più tasse ai bar con le macchinette, mettere il marchio uno slot fuori bar che non hanno il gioco d'azzardo, addirittura proibire l'uso delle macchinette in alcuni bar nella provincia di Bolzano. Noi quindi abbiamo dato forza alla buona politica e abbiamo anche spinto le imprese a riconsiderare le loro decisioni, tanto che qualche giorno fa l'associazione dei produttori delle macchinette ha deciso di togliere volontariamente 11.000 macchinette da diversi punti vendita. Ecco un modo in cui l'azione dal basso dei cittadini può riequilibrare i poteri tra cittadinanza, imprese ed istituzioni, trasformando il mercato in quello che noi vogliamo che il mercato sia e non subendo acriticamente i valori che il mercato ci impone.